Ma intanto arriviamo con largo anticipo anche quest'anno all'approvazione del documento programmatico, e questo grazie allo straordinario lavoro fatto dai nostri uffici, dal dirigente Nicita in testa, ma anche e soprattutto il consigliere delegato Ranuccio e tutti i consiglieri di maggioranza che hanno contribuito, anche i consiglieri delegati, alla stesura di questo documento. Un documento fatto in piena trasparenza, che assicura gli equilibri di bilancio, questo non deve essere mai un fatto scontato, ma soprattutto che assicura i servizi pubblici essenziali e assicura una programmazione a 360 gradi su tutto il territorio metropolitano, per quelli che sono anche i servizi a domanda individuale, ma anche naturalmente un mantenimento e un investimento sulla cultura, sul marketing territoriale, sullo sport e sulle scuole. Dopo l'approvazione del DUC, il documento unico di programmazione, deliberato qualche giorno fa, oggi l'Aula ha licenziato lo schema di bilancio 24-26, che traduce in numeri concreti quelle che sono le intenzioni dell'amministrazione metropolitana. Sostanzialmente in continuità con quanto già fatto negli anni precedenti, andiamo a mettere risorse importanti sull'istruzione, quindi sulla cultura, sulla formazione professionale, per dare la possibilità a tanti giovani di poter formarsi e restare a lavorare qui nei nostri territori. Importanti risorse vengono ancora registrate grazie agli finanziamenti intercettati con il PNRR. E qui una nota che ci rende particolarmente orgogliosi è il riconoscimento dell'impegno non solo nell'appunto intercettare questi finanziamenti, fra tutti penso ad esempio agli oltre 100 milioni di euro, un'operazione che comporterà una rigenerazione importante su tutti i comuni dell'area metropolitana, peraltro iniziativa condivisa direttamente con i sindaci e con le amministrazioni locali. E qui il plauso anche del Collegio dei Revisori, che ha riconosciuto la bontà della città metropolitana non solo nell'intercettare i fondi, ma anche nel gestire e controllare le modalità di spesa di queste importanti risorse. E ancora investimenti sulle scuole, sulla viabilità, sulla messa in sicurezza delle palestre, oltre che un piano del fabbisogno che prevede un corposo irrobustimento dell'apparato amministrativo.